Eccoci qua per un nuovo video. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Questo è un video davvero molto 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 speciale, perché finalmente vi parlerò di questo. E io sono un sacco emozionata perché è successo tutto, cioè, wow, non lo so, sono troppo troppo felice e non vedevo l'ora di parlarvene di più, di spiegarvi un po' com'è nato, perché ovviamente non è che è nato all'improvviso un libro così, cioè, è da un po' che già ci lavoravo e comunque ve l'ho tenuto nascosto perché appunto non potevo spoilerarvi nulla. E finalmente sono felice di fare questo video. Il libro The World of Chiara uscirà il 13 febbraio in tutte le librerie. Nel mio account Instagram ho messo delle cose relative al libro sul tour, che metterò anche qui sotto nell'info box, sul tour, come preordinarlo, eccetera eccetera. E niente, The World of Chiara, com'è nato? Allora, intanto volevo parlare del fatto che ho avuto questa opportunità e ringrazio soprattutto voi per questa cosa, perché senza di voi non sarei certo qui, quindi io veramente vi prenderei tutti, vi strapazzerei di abbracci, perché è solo grazie a voi tutto quello che sta succedendo, tutto quello che sto vivendo, e condividere queste cose con voi mi emoziona un sacco e non vedo l'ora che inizi davvero il tour per poter dirvi grazie, 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 mi avete reso così felice, siete importantissimi per me. Io ricorderò, quando sarò grande, ricorderò questo periodo della mia vita come il più bello, probabilmente, perché queste emozioni non si possono spiegare, capito? Quindi io sono troppo emozionata in questo video, finirò per piangere probabilmente. E in pratica sì, ho avuto questa opportunità. Ovviamente io non sono una scrittrice, questo libro purtroppo so che ci saranno un sacco di critiche. Diciamo, il discorso libri è sempre stato una continua polemica sul web, e io penso che se una persona ha un'opportunità del genere non se la fa scappare. Questa cosa per me è importante perché, nonostante io non sia una scrittrice, ho avuto la possibilità di potervi donare qualcosa che è una cosa in più, che non posso darvi tramite i social, ma è una cosa più concreta, più vostra, che potete tenere, che potete regalare, che potete far saltare nel letto, non lo so, qualsiasi cosa. Quindi per me era davvero importante questa cosa. E nulla, in pratica voi sapete bene com'è la copertina perché ve l'ho fatta vedere su Instagram. Questa è la copertina, appunto, una frase che è bellissima: scavate dentro la vostra anima, cercate il vostro vero io in questo mondo infinito, perché prima che ogni altro appartiene a voi stessi e a ciò che avete vissuto. Quindi sì, insomma, qui dentro ci sono i miei pensieri più dei miei piccoli pensieri, in cui vi parlo di varie categorie di cose, dall'amore all'amicizia, alle passioni, ai sogni, ai viaggi, se stessi. Vorrei che in alcune mie parole vi rivedeste, e ovviamente fatemelo sapere quando lo comprate, se in qualcosa siete simili a me. Poi inoltre ci sono un sacco di frasi. Ora vabbè, vi spoilerò qualche pagina. Qui per esempio queste sono delle frasi che riguardano anche l'amicizia. Ho scritto cos'è per me l'amicizia, cos'è per me l'amore, cos'è sono le mie passioni, cosa sognavo da fare, cosa sognavo da piccolina di diventare, che tra l'altro non sono diventata quello che sognavo di da piccola. Assolutamente, vi ho scritto delle cose che magari non vi ho mai raccontato qui nei social, qualcosa di più speciale, qualcosa in più che potete sapere su di me, e per me è importantissimo davvero.
Inoltre ho curato la grafica perché volevo che fosse un libro allegro con dei disegni col mio stile e quindi sono stata davvero una rompicoglioni in questo caso perché non ero mai contenta, no, questo lo voglio aggiustato, no, questo un po' più così, no, questo di un rosa più tenue, cioè ho fatto un po' impazzire, però appunto volevo che mi rappresentasse al massimo. Appunto me lo sento abbastanza mio, è una cosa che mi sento mia, ho impiegato del tempo per farlo. Posso tenerlo in mano, guarda, non lo lascerei, guardate, non lo lascerei più perché è troppo importante questo libro. Quando mi è arrivato a casa ero troppo troppo emozionata. Ora vi lascio il video, vi lascio vedere il video di quando ho aperto il pacchetto e l'ho visto per la prima volta. Non so neanche io formare. Fallo rivedere. Era tutto ciò che non avevo mai visto concretamente perché l'avevo visto sempre al computer, quindi vederlo nelle mie mani è stata un'emozione unica e spero che lo sarà anche per voi. Inoltre attraverso questo libro potrò incontrarvi, della cosa più bella davvero. Non aspettavo altro, da sempre ho voluto fare un tour in cui potervi abbracciare, poter scambiare delle parole, come se veramente come delle amiche. Quindi sono molto felice di tutto questo, è un periodo davvero fantastico. Guardate, qui vi faccio vedere qualcosa. Poi inoltre ci sono degli esercizi di buon umore che ho fatto inserire, poi qui ci sono delle pagine, però vi sto spoilerando troppo. Ci sono molte foto, alcune che non avete mai visto, altre invece sì, quindi insomma sono molto molto felice di questo libro. E nulla, vi ho parlato un po' di questo libro, di come mi sento, ho visto che comunque su Instagram mi sostenete un sacco, stiamo facendo il countdown e manca davvero pochissimo, cioè un giorno tipo, non vedo l'ora che esce il 13 febbraio, sarà un giorno bellissimo, inoltre il 14 ci sarà il primo evento a Palermo, alla Feltrinelli di via Cavour. E io sono davvero troppo felice, è la prima volta, cioè non vedo l'ora, già mi faccio mille complessi, no, cosa, come, cosa, aiuto, sì, ho il pigiama sotto, perché sì, volevo essere comoda, e nulla, io vi aspetto nelle varie date, vi lascio sotto il link con tutte le date e spero ne aggiungano altre così da poter raggiungere le varie parti d'Italia. Quindi comunque vedete altre pagine, mi spoilerò, basta. Per ogni categoria c'è un colore, ho fatto questa cosa che mi piaceva così da dividere le categorie. Ok, quindi amore, amicizia, se stessi, sogni, scuola, viaggi, tutti questi temi in cui scrivo dei pensieri. Inoltre ho parlato anche dei viaggi che io adoro tantissimo, vi ho spiegato cosa è per me viaggiare e nulla, questo è The World of Chiara. Ho appena comprato il libro, inviatemi un sacco di foto dovunque, col libro in mano, mentre lo leggete, fate qualsiasi cosa, io lo vedrò. E nulla, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!